chi lo conosce, tutti lo conosceranno, ma tanti, tanti sì. Mangiadoro, dottor Andrea Cosarano, medico sportivo. Buongiorno Buongiorno a te. È Camillo. inutile fare da dell'Eve, che noi ci siamo da una vita, eh? Non ci si conosce da un secolo. Da cavalli, da ball dancer. Da ball dance. Anni 70, fine 70, giusto? Anche metà 70, avevo Tanta, 17 anni, eh? 18. Senti, Come tutti quelli di Siena, naturalmente, se era possibile, si faceva un'associazione, si comprava un cavallino e si andava a vederlo correre a Piana delle Fornaci o in provincia. E una volta si vinse anche il Palio di Monticello, eh già, quello con Pedro. con Pedro. Già, Pedro, Roberto Pedroncini, detto Pedro. Detto Pedro, contrada rosso-blu, non mi Rosso ricordo dove era, però blu rosso-blu. era monumento. E c'ho sempre le foto io. Ho Monumento. sempre una foto del Palio del Monticello, pensa. Sì. Pensa a tanti anni passati. Allora, dottor Casarano, medico sportivo, ha avuto la soddisfazione Siena di dargli il Mangiadoro, ma alla carriera. Ma soprattutto con lui vogliamo parlare dei Fantini, di come sono cambiati i Fantini. Fantini sono tra gli sportivi che veramente preferisco, un po' perché chiaramente essendo di Siena la passione per il cavallo ce la siamo tutti trasmessa nel DNA e poi perché i Fantini rappresentano, come diceva il mitico dottor Costa, vi ricordate il dottor Costa? Vi ricordate? Il Sì. dottor Costa è ancora vivente, è quello della clinica mobile, un altro adora Fantini perché lui in una scena che fece a fine del moto mondiale, si commosse di fronte alla sofferenza del Fantino del Palio Siena che in un minuto e mezzo, in un minuto e 10 è costretto a giocarsi tutta la stagione. E per lui erano storie di grandi sacrifici, storie di grandi passioni, storie veramente di sport vere. E io ecco, adoro Fantini dal punto di vista proprio professionale perché con loro si vive delle storie a volte incredibili, fatte di sacrificio, di dolore, a volte anche di miseria pura, però belle, belle, non tutte le posso raccontare, non tutte sono da raccontare, però da viverle direttamente sono veramente belle. Fantino è cambiato, Camillo, te lo sai, perché l'atleta Fantino è cambiato nel corso degli anni. Io mi ricordo quando te facevi Fantino, quando E faceva io ero già uno dei più avanti, e però. te eri uno dei più avanti quando c'era Canapino, quando c'era questi Fantini qui, erano Fantini che facevano più della tecnica, la loro forza che della prestanza fisica. Ora credo che negli ultimi anni si sia sempre ricercato da parte del Fantino un'accoppiata fra tecnica e preparazione fisica molto molto professionale. Forse Bastiano è stato quello che per primo un pochino ha conosciuto questo meccanismo, ha capito che il Fantino del Palio non può stare solo a cavallo, bisogna si alleni un po' anche a terra e allenandosi a terra diminuisce anche un po' i rischi. Anche te sei stato un pioniere, mi ricordo queste cose qui, perché hai cominciato anche te a pensare che forse tutto il giorno a cavallo non si poteva stare. E Io mi poi allenavo tanto anche a piedi. Ecco, questo è stato un cambio radicale per il Fantino, pensare che come il calciatore non può stare tutto il giorno a calciare il pallone, lo ciclista non può stare tutto il giorno in bicicletta, anche il Fantino deve cominciare a stare un po' a piedi, deve allenarsi sul fisico, deve cercare di fare bilanciare i propri muscoli, deve cercare di preservare alcuni muscoli in modo particolare, soprattutto gli adduttori, che il Fantino appena sono quelli più a rischio perché sono quelli più sollecitati. Quindi forse ecco, per me direttamente, perché naturalmente nella Selva Bastiano ha rappresentato la storia della Selva, forse è stato uno dei primi a credere in questi meccanismi. Se vuoi ti racconto anche un aneddoto Volentieri, siamo a posto. spaventoso di Bastiano quando presi dalla disperazione perché c'era questo dolore agli adduttori e ti dico che lo si fa a volte per palio, no? Si prese la macchina. Io, il professor Sani, suo cugino Mario Vinni detto Castoro, e si andò a Po. Non so se avete idea dove è Po per curare Bastiano. Po è sotto Pirenei, ci vuole un giorno e mezzo per arrivare.
un giorno e mezzo in macchina per arrivare da questo professor Busquet, che era un luminare della cubalgia, che ci risolse un problema bastiano, non di poco conto, un problema sul pube, e che appena arrivamo ci mettemmo lì a spiegare, stanchi, naturalmente stravolti dalla fatica, ci mettemmo lì a spiegargli cos'era il palio, e lui in maniera proprio immediata disse: ma io conosco benissimo il palio. Conosco benissimo il palio, conosceva tutti i meccanismi del palio, per cui ci dette veramente una grossa mano con Bastiano. E da lì poi chiaramente l'evoluzione del Fantino è stata un'evoluzione progressivamente crescente fino ad arrivare agli attuali top. Gli attuali top sono veramente atleti professionisti a 360 gradi, seguiti da medici sportivi, seguiti da preparatori atletici, da mental coach, da nutrizionisti, quindi sono professionisti più o meno uguali a quelli che ho avuto la fortuna di conoscere nel calcio, forse anche di più, forse anche di più. Addirittura. Senti, ma noi facciamo vedere qui. Ci sono tutti i fantini. Ma quanti? Questi sono tutti i fantini che praticamente hai curato tu. Questi sì, da tanti anni ormai c'è un rapporto di fiducia con alcuni di loro, per cui poi tutte le volte vincono il palio e si divertono a portarmi la foto. Quelli della Silva l'ho levata perché sennò dovevo metterli anche nel soffitto, perché ce ne sono talmente tante. Senti, Ce ne sono talmente tante e quelli della Silva poi un po' l'ho levata. Ho messo Albertino in terra, guarda, Albertino lo lascio in terra perché Albertino è un'altra delle storie che mi appassionano, un personaggio affascinante, Alberto. Ha vinto un gran palio della Silva e con cara mio, eh? credo sia uno dei fantini veramente più fantini che incarnano proprio lo spirito del fantino del palio. E questi, sì, piano piano c'è stato un rapporto di fiducia con loro che si è progressivamente rafforzato nel corso degli anni e che ogni tanto scontenta qualche paziente, che qualche paziente di qualche contrada vede casomai la nemica attaccata al muro, dice: ma questo non ce l'ha messo, l'altro non ce l'ha messo. E la tua dice, se D'altronde lo portano poi a loro soddisfazione portarlo, per cui sono molto contenti. Chiaramente il fantino è un brutto mestiere dal punto di vista fisico, perché espone a tutta una serie di rischi legati proprio al gesto tecnico fatto in simbiosi con l'animale, che per certi versi è un gesto imprevedibile, no? Te lo sai perché l'hai fatto per tanti anni, e quindi non è come montare una motocicletta. L'animale è l'animale, quindi l'imprevedibilità dell'animale impone a tutta una serie di rischi e pericoli che il fantino corre tutti i giorni. Per cui i traumi ci sono veramente tanti, traumi legati un po' al sovraccarico, cioè alla ripetizione del gesto tecnico, non star tutto il giorno a cavallo, e naturalmente traumi accidentali legati alle cadute. Ma ormai, se te mi ha fatto ripensare con questa intervista, quante storie ci avrei da raccontare, cose belle, quante infiltrazioni fatte anche la mattina della tratta, Sì, a anche me a te mi ricordo nel pube. veramente, sono le cose più che mi affascinano, forse perché essendo di sera capisco tanto del fantino, capisco il sacrificio, capisco il rischio, capisco anche a un certo punto la carriera, come diventa difficile, come per alcuni si apre e per tanti si chiude in maniera anche imprevedibile. Però veramente il fantino del palio, che è diventato un mestiere, il fantino più che del palio, definire il fantino da palio, Sì. perché ormai è il fantino da palio, ce ne sono tanti di palio, quindi il palio comincia a essere. Non è solo il palio di Siena, ci sono tanti pali che cominciano dal palio di Buti e vanno a finire al palio di Asti, per cui gli impegni cominciano a essere tanti. Il fantino da palio è veramente un mestiere affascinante. Sì, fa piangere, fa ridere. A volte fa più piangere che ride, però. Sì, non è facile trovare anche situazioni di vittoria, come succede nel palio, che fanno piangere, che fanno muovere centinaia di persone, quindi sai, anche dal punto di vista della responsabilità morale del Fantino c'è una responsabilità grossa. Io nel citare Fantini ho citato Bastiano, forse uno dei primi a credere nella preparazione atletica, però credo Dici, poi alla parli per fine la preparazione atletica, ma perché faceva bastare per fare la preparazione atletica? è uno dei primi che si è in qualche modo
convinto a fare lo stretching, a fare l'allungamento come preparazione, a fare una sorta di pre-preparazione prima di montare a cavallo e a stare attento un po' all'alimentazione, a valutare un po' quali erano le sue prestazioni dal punto di vista proprio metabolico, cioè come era fatto il suo corpo. È stato uno dei primi a cercare di capire come funzionava il suo corpo in relazione al cavallo e al mestiere che faceva. Poi è chiaro, io non ho avuto fra i miei pazienti Bruschelli. Bruschelli, vedendo come ha montato, vedendo come ha dominato per anni il palio, vedendolo anche fisicamente conformato in un certo modo, penso che dopo Bastiano sia stato quello che ha definitivamente aperto la strada del fantino atleta. Fantino che si prepara non solo, come si diceva prima, a cavallo, ma anche in palestra, col preparatore atletico, col nutrizionista, con lo psicologo, che è anche molto importante in questo tipo di situazione, col medico sportivo. Quindi poi piano piano da passionista, il Fantino da passionista, o comunque da quello che faceva il palio per mestiere, ma insomma poi lo faceva per passione, perché poi allenava cavalli, le portava di qui, le portava di là, alla fine si è trasformato in un mestiere vero e proprio, il professionista Fantino da palio. Beh, io ero quello, cioè, allora, Te facevi già il sì, professionista, però ma se sotto il va un profilo po' indietro. atletico io mi preparavo, vero? Cioè, io schiacciavo la pallina a tennis e dentro canestro, insomma, Lo so sognavo perché come ti fare allenavi tanto. tanto a cavallo, perché ti No, allenavi tanto a piedi cavallo e ti pallinavo allenavi a piedi, hai io. cominciato a correre. Questi corrono tutti ora, eh. Corrono tutti a piedi, corrono tutti con la bicicletta, fanno la preparazione in palestra, hanno il preparatore atletico. Cioè, pensa, ecco, avere. Chissà che Fantino poteva essere Camillo se avesse avuto a disposizione tutte queste Ma io allenavo bene anche a piedi, sinceramente, non è che io tanto Camillo Fantino ormai c'è Bruntolo, Spillo è si lascia fare, ma andato. Brontolo ti devo fare complimenti, perché Brontolo l'ho seguito anche a Torino, ha creato un motivo di grande interesse sul palio che spero lo seguano tanti, perché veramente è unico nel tuo genere, perché poi è ben curato, anche ben curato nella forma, è ben curato nell'immagine, mi sono visto anche qualche palio in diretta che fai, per cui l'ho seguito veramente, complimenti, ti devo fare complimenti, perché ti No, sei riciclato bene, non è facile riciclare. ma io sono uno che guarda sempre avanti, Appunto, non è che, no, facile. mi dà soddisfazione e passione, però veramente impegna tanto per farlo L'ho bene. visto Poi a perché me ci sta piace così, bene. cioè terra terra, a me non mi piace niente di. Quando mi ha detto voglio parlare con te, ho detto di farlo volentieri. Senti, e i fantini a orato, la maggior a parte le botte, ma la maggior parte sempre per motivi da dottore. È l'adduttore, appunto, l'adduttore, il pube, la pubalgia. Questi sintomi qui sono quelli ad altissimo rischio per il fantino, perché te me lo insegni, perché con quanta montata a cavallo, forse te non hai sofferto poco, ma poi alla fine nella media, al di là del trauma di quando uno casca, e poi alla fine quando caschi, cioè, ci può essere di tutto, o comunque nel trauma del fantino, quello da caduta da palio più frequente e più grave anche è la botta nel colonnino. Botta nel colonnino, la frattura della tibia, la frattura della rotula. Quest'anno ce ne sono state un paio anche abbastanza serie in allenamento, per cui insomma, è uno dei traumi più frequenti. Una volta addirittura ho scritto una tesi, ora te la farò vedere. Una tesi di laurea è profilo traumatologico del fantino del palio di Siena. Bellissima, Addirittura. ma non perché l'ho fatta io, si è perso un sacco di tempo. E se andò negli archivi del pronto soccorso per ricercare tutti i traumi del palio avvenuti, pensa, dal 1918, una cosa del genere, fino agli anni 90, perché quella finì negli anni 90, andando a ricercare tutte le pagine del pronto soccorso dei giorni del palio. E fu una ricerca divertentissima, perché si trovarono naturalmente non solo Fantini. Si trovavano anche tutte le risse, trovai anche la famosa coltellata di Bubbolo, non so se ti ricordi, aveva Sì, sentito dire questa coltellata di Bubbolo, e poi in realtà furono due coltellate, una a Bubbolo e una al fratello, e si trovarono scritte nelle. E lì si fece una raccolta di tutti i traumi successi durante il palio, tutte le fratture, si fece tutta una specie di mappa
anatomica del fantino su quale erano gli infortuni più gravi. E l'infortunio più grave era sempre stata la frattura della tibia. Cioè, stava un fantino andato addirittura in coma e non se ne sa più niente negli anni 36, una caduta a San Martino. E poi la più grave di questo poi stava Pasqualino che rimase per la tratta, lui si fece male. Sì, che rimase Sì. Insomma, paralizzato a San Martino. anche io una frattura, la mia trovata nel capo. Sì, la tua nel capo, ho trovato poi, vabbè, tutte le altre, quelle gravi anche di Cianchino, quando entrò nel palco lì, che fece la frattura, cioè fece diverse, fu una ricerca, mi ci impegnai 4-5 mesi, ma fu divertente veramente, perché andavo a vedere, ce l'ho sempre a casa, poi un giorno te la faccio vedere. Sentimi, e la cosa che hai urato del fantino, senza far nome, che ti ha veramente detto questo è un casino rimediarla, o perlomeno rimediarla in un tempo relativamente breve. Ma penso recentemente ci sono stati dei traumi abbastanza seri, dei quali soprattutto un paio ho avuto timore per la loro carriera. Poi fortunatamente tutto si è risolto per il meglio e sono tornati a vincere. Però ci sono stati dei traumi veramente seri ultimamente. Ti parlo negli ultimi 7-8 anni. Quelli che ti hanno dato più soddisfazione sono situazioni di palio. Qualcuno ha vinto con qualche frattura che non sapeva nemmeno il capitano. Addirittura. Quelle sì, sono le cose più. Poi ecco, devo dire la verità, io, ma non per vantarmi, mi sono sempre mantenuto in una condizione di estrema correttezza con ciascuno di loro e anche con le contrade, perché spesso mi hanno chiamato anche le contrade, cercando di dimenticarmi ero della sedia. Sono sempre in questa professione, ce l'ho fatta a vederne tanti e continuo a seguirne tanti perché mi sono sempre dimenticato di essere della Silva. Loro lo sanno che quando entrano qui dentro possono stare tranquilli che quello che succede, succede qua dentro e E poi soprattutto, perlomeno la serva ha un discorso che non ha le famose nemiche, quindi rimane qua dentro. La Silva non ha le so ce l'ha famose tutte e non ce l'ha nessuna. nemiche, vince con costanza, per cui non ha sete particolare di palio, fortunatamente, siamo imbattuti addirittura, mi sembra che il corso si è vinto per lui. Senti, andando un po' nel curioso, no? Come si vive un ambiente come quello di Juventus, un medico sportivo. Cioè, Ma perché è lì c'è. stata una grandissima esperienza perché mi ha dato la possibilità di lavorare in un'azienda veramente di ferro, un'azienda dove c'è un grande rigore, c'è un grande ordine. Per cui tutti i particolari venivano considerati al massimo e credo che da un'esperienza del genere si traggano sia delle esperienze, sia dei suggerimenti professionali, ma anche suggerimenti di vita, anche aziendale, molto importanti. La Juventus è uno dei primi club al mondo ora, sia come fatturato che come marketing che come conoscenza. Io ho girato tutto il mondo, la Juventus. E la Juventus in tutto il mondo, ha migliaia di tifosi e ti aspettano all'aeroporto da Sydney fino a Shanghai, a Jakarta, a San Paolo, dove siamo stati sempre circondati da migliaia di persone. Veramente. È stata una grande esperienza, doveva finire perché avevo un limite temporale che in qualche modo mi ero dato e forse avrei potuto fare un altro anno, ma insomma 2 anni. Ho avuto la fortuna di fare 2 anni conditi di vittorie, dove ci ho messo dentro anche una vittoria del Padre della Selva. Tuffa! E mi sono visto, però purtroppo me la sono vista al campo d'allenamento nella stanza del direttore Marotta, in televisione. Marotta si è speso, eh. Marotta è un direttore, come tutti i direttori, è un grande direttore, un grande dirigente. Con la grande pressione può avere un dirigente della Juventus. Senti. Juventus è una grande azienda perché la pressione che ti dà la Juve è dettata anche dalla presenza costante dei massimi dirigenti ad ogni allenamento. E quindi avere sempre presidente, vicepresidente, direttore, vicedirettore, tutte,
4 o 3 o 2, o comunque sempre qualcuno ti rappresenta la società a massimi livelli, è uno sprone per tutti, per tutto l'ambiente, dal primo giocatore fino all'ultimo dei dipendenti. Senti, la soddisfazione ti ha avuto proprio ontem alla Juventus, vero? Lo sapevo. Diciamo che Conte può essere stato quello che ha suggerito il mio nome, poi alla fine io sono arrivato là, dopo 2 giorni se n'è andato, per cui ancora favore me l'ha fatto, mi ha lasciato comunque in buone mani, perché Allegri poi è stata una persona con la quale ho avuto un ottimo Differenza rapporto. c'è fra Allegri e Conte? Ma sono due grandissimi allenatori, che hanno modi di approcciarsi con lo spogliatoio e modi di allenare totalmente diversi. Ma si tratta di due top player, veramente. Due Top coach, scusami, top top coach, coach. top coach. Ma Conte adesso è un vulcano, però. Conte è quello che abbiamo conosciuto anche a Siena per 2 anni, ha allenato 2 anni a Siena, quindi tutti lo conoscono come un grandissimo professionista, un martello, come si dice, per tutto l'ambiente, e martello significa grande pressione per tutti, dal presidente fino all'ultima riserva dei calciatori. Ecco, Riserva non si dice nel vabbè. Napoli, non si dice. Definiscimi in due parole, uno e un altro, Allegri e Conte. Non mi fare entrare in questi dettagli No, così no, personali, no, e no, così mi come voglio tenere persone. per me, perché sono due persone che stimo tanto, tutte e due, e che in effetti alle quali devo molto, perché mi hanno dato possibilità di entrare in un mondo che da Siena non è tanto facile arrivare al mondo dove sono arrivato io. Quindi se dico Questo qualcosa è sono compensato convinto, col mangia, però, eh. certo, col Voglio Maggio è dire, stata non è uno la più scherzo. grossa soddisfazione della mia vita, per cui Siena arrivare a Maggio penso sia anche esagerato per quello che ho fatto, ma comunque sia Conte che Allegri mi hanno dato la possibilità di andare dove sono andato, e quindi mi hanno dato tanto. Ecco, no, se dico una parola in più e questa intervista poi gli arriva, mi sento di scontentare qualcuno, per cui veramente sono due persone alle quali voglio molto bene. Due ultime cose. Parliamo di Qua, palio, parlo più volentieri di palio di sì, calcio. vabbè, no, ma quello era solamente per vedere, no, per la persona, perché magari non tutti sanno chi è o che ci vuole il calcio, oppure Sì. Ti viso. posso dire che il palio, per esempio, è ben apprezzato, è ben conosciuto, è ben seguito. Ti posso raccontare anche un bell'aneddoto che racconto spesso. Prima della partita Manchester City Juventus, eravamo a Manchester, nel campo di Manchester. Mi vedo arrivare incontro uno, era parecchio e non vedevo il che lì non l'ho riconosciuto, vestito da Manchester, con la tuta del Manchester, e che mi viene incontro e mi dice: Andrea, come stai? Io lo guardo e dico: hai visto? Ci sono stati dei belli incidenti quest'anno. Lì per lì poi alla fine l'ho riconosciuto. Era Massimiliano Sala. Massimiliano Sala è l'attuale medico del Manchester. Ha studiato 3 anni a Siena, ha studiato 3 anni a Siena. Conosce benissimo la realtà di Siena, perché addirittura ha fatto battezzare i figli nel Ah, Montone. nel Per mutuo. Ho bisogno considerare di una sigla. che Massimiliano Sala ha vinto, stato per 5 anni il medico del Milan, quindi ha vinto la Coppa Campione, ha vinto tutto. Poi l'ha preso il Manchester, però è rimasto sempre innamorato di Siena. E gli incidenti che diceva lui erano gli incidenti fra Nicchia e Montone, quindi prima di Manchester City Juventus, e mi fece vedere che nel telefonino c'aveva tutti gli incidenti di Nicchia Montone, perché lui è fatto battezzare anche, come ti dicevo, figli nel Montone. Fatto battezzare, mi ricordo una partita, il Milan giocava a Livorno, lui fece venire tutta la famiglia da Milano, li portò nel Montone prima domenica di maggio e fece battezzare i figli, e poi tornò a Livorno dove giocava il Milan. Senti, è vero, E ora fa il medico del il Manchester. palio che passi. Palio è palio in tutto il mondo, veramente. Palio Fortunatamente possediamo ancora questa grande risorsa che dobbiamo tenere stretta e che veramente ci fa conoscere ancora tutto il mondo.
Accentiamo un po' le se non poi mi fa morire ma senti la quando sono telefonato ho detto il dottor Casolano lei ha vinto il mangiatore Devo dire che è stata una grandissima emozione, devo essere grato alla Contrada, perché è stata la Contrada poi che mi ha proposto, è stato l'attuale priore Stefano Marini, coadiuvato dall'ex priore Franco Rinaldi, che hanno avuto la forza di convincere anche tutti gli altri priori che gli altri organi che poi sono predisposti alla Nonna del Mangia, convincerli che potevo essere la persona adatta per avere questo premio. Io non so se veramente ho fatto così tanto per potermelo meritare, ma comunque l'ho preso e è stata sicuramente una delle grosse soddisfazioni della mia vita. Ero molto commosso e se ci penso ancora sono veramente tanto grato a chi ha voluto questo. È stata tra l'altro una cerimonia fantastica, organizzata bene da parte della Contrada, per cui insomma credo veramente un grandissimo ricordo. Vabbè, ora Casolano sotto un profilo personale, insomma, l'ha avuto di soddisfazioni. Nella selva ha fatto, l'ha fatta anche nella selva, l'ha fatto nella selva La come. selva ho avuto diversi anni nell'economato, ho lavorato fra quelli che mettevano braccialetti, le bandiere e portavano fazzoletti. Poi però ho fatto un anno di allievo mangino con Roberto Marini, l'anno di Bastiano. Naturalmente io ritengo di essere uno fortunato nella vita, per cui ho vinto subito, anche lì. Allora, Ho ora. vinto subito, da allievo mangino si è vinto subito il Palio del 78. Urbino Con Urbino e Bastiano, te non mi ricordo dove eri, all'ospedale sì. all'ospedale all'ospedale, vabbè, poi la Juventus sono andato là, ho avuto la fortuna di vincere subito due scudetti, due Coppa Italia, una Supercoppa e naturalmente poi posso non dimenticare il passato mio nel Siena dove ho fatto 21 campionati. E anche lì avere la soddisfazione di passare dalla modestissima Serie C Alla a 9 campionati di Serie A, perché Siena ha fatto 9 campionati di Serie A. con Un giorno grande si racconterà ai nipoti, si racconterà a quelli che ci seguiranno, ma il Siena, perché penso sia difficile, il Siena ritorna in Serie A, però la col grande De speranza è Luca, eh. l'ultima a morire. Il grande presidente De Luca, al quale siamo tutti legati da grande stima, da grande riconoscenza e da grande A questo punto ci manca Casolano, capitano della affetto. Silva. Infatti, aspettavo questa domanda perché ormai la domanda del fatto Prima o che poi io ora sia incarnato mi c'è il chiede. mio amico Giorgio, gli fa complimenti, in bocca al lupo per la sua Sempre, nomina. comunque, per quello che riguarda il capitano della Selva, la Selva ha una grande tradizione di capitani. Come non ricordare Roberto Marini, come non ricordare Fabio Rugani e ora come non ricordare anche Alessandro Barabino che ha vinto due palie anche lui e quindi Luca Targetti che ha vinto l'ultimo palio. La Selva c'era una scuola di capitani e di palio invidiabile. Io non ritengo di avere niente di più rispetto agli altri per dover fare il capitano. Quest'anno la scelta è caduta su Sandro Giorgi, mio grande amico, abbiamo fatto tante vacanze insieme d'estate quando eravamo giovani, quindi a Sandro non le hanno fatto un bocca al lupo, ma poi con l'occasione dell'intervista per farglielo sicuramente farà bene come hanno fatto tutti gli altri. Un giorno se capiterà a me di far capitano, proverò a vincere anch'io, ma hanno fatto tutti nella selva, ma potrò fare solo peggio, perché poi nella selva vincono un po' tutti. Grazie, in bocca al lupo e buon anno, dottore. Camillo, è stato un piacere Piacere rivederti mio. e sono contento perché ti stai identificando questo nuovo ruolo, che è un ruolo dove c'era sinceramente bisogno. Ti dare una bella immagine del palio, te la stai dando. Grazie a te. Come siamo andati?